i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'eco dei bei dei, venerdì 13 ottobre 2023. Siamo quindi a poco più di una settimana, 8 giorni abbondanti di distanza dall'eco Ascoli, ovvero il match che ci porterà dritti dritti in questo nuovo blocco di partite, comprese tra quella che per noi è la fase tra seconda e terza sosta di questo campionato. Ovviamente sarà un periodo intenso, l'eco dovrà anche recuperare parte delle gare che sono in arretrato e di conseguenza ci sarà veramente da correre sempre tanto, sempre forte per cercare di sanare una situazione che sportivamente parlando è veramente, veramente complessa. Ora, quello che abbiamo detto ieri si è effettivamente andato a verificare, ovvero giovedì è il giorno di qualcosa di ufficiale e così in effetti è stato. Casa Blu Celeste nella mattinata è stato atteso, è arrivato attorno alle 10 mister Emiliano Bonazzoli, che è arrivato dal Veneto, se non vado errato, è arrivato via Don Pozzo, è stato accolto, ha parlato con la dirigenza, ha parlato con mister Andrea Malgrati, si sono chiaramente confrontati sul da farsi, perché come abbiamo sempre detto questo sarà un lavoro fatto a quattro mani, perché è sbagliato dire che farà tutto Malgrati, è sbagliato dire che Bonazzoli si siederà semplicemente a lato del campo a guardare quello che succede, ma ogni testa e ogni idea che viene portata in maniera costruttiva verrà presa, elaborata, studiata, valutata, vagliata, spezzettata, se ci sarà insomma da tenerne solo una parte del buono, messa in un programma di lavoro e poi proposta alla squadra. Da quanto mi risulta la metodologia di lavoro in questi giorni è cambiata rispetto al passato, e passato intendo diciamo rispetto all'ultimo mese circa abbondante di lavoro, diciamo da quando è iniziato effettivamente questo campionato di Serie B per il Lecco, parliamo del 30 di agosto, fatto dal post Lecco Catanzaro, segno che insomma il Lecco vuole andare in un'altra strada rispetto a quella che è stata percorsa fino al pre Cosenza, che ha portato all'esonero di mister Luciano Foschi, perché evidentemente al di là di tutti i problemi che ci possono essere stati in estate, che nessuno ci toglie, figuratevi se ce li possono togliere con quanto abbiamo sofferto, voglio dire, ce lo ricordiamo ancora bene, però al di là di questo, al netto di questo, evidentemente c'è una bella fetta di quanto fatto che non ha funzionato, motivo per questo che viene appunto tenuto in grande considerazione e sul quale si vuole andare a investire in ottica di cambiamento. Ripeto, da quanto mi risulta metodologia di lavoro cambiata in maniera abbastanza radicale rispetto agli ultimi tempi, e quindi vedremo cosa riuscirà ad aggiungere anche mister Emiliano Bonazzoli. Io faccio questo ragionamento a voce alta molto molto semplice. Malgrazi è stato un ottimo difensore professionista e anche parzialmente centrocampista davanti alla difesa, quindi diciamo che ha ovviamente una certa consapevolezza su quello che bisogna fare su queste due specifiche zone del campo. Razzoli è stato un attaccante importante da nazionale via dicendo, e quindi può dare il proprio contributo sulla fase offensiva, che evidentemente non ci ha sempre visto bene brillare in questo anno abbondante, perché spesso è stata affidata all'estero, al colpo singolo e via dicendo. Anche mister Malgrati stesso l'ha sempre riconosciuta un po' come una della, probabilmente la sua principale area di miglioramento. Ovviamente è un allenatore che si sta formando nel tempo, allenamento dopo allenamento, corso dopo corso, partita dopo partita, quindi ecco, bisogna prendere anche quello che Bonazzoli sa fare. Comunque parliamo di un allenatore UEFA Pro, anche fresco, che solo un paio d'anni fa ha conseguito la licenza, quindi ha anche una formazione abbastanza recente, può avere delle idee abbastanza fresche. Io ripeto, è vero, all'Ecco non è arrivato il grande nome, è vero, si è andati verso una soluzione che è evidentemente anche low cost, si è puntato sul lavoro di concerto, però teniamo sempre conto che il lavoro di concerto in questi anni ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari, e quindi non mi sento di dire falliremo. Probabilmente la cosa giusta a dire è che bisogna anche fare questo tipo di step mentale, di consapevolezza
in questo momento noi siamo stati rifiutati dai grandi nomi, se vogliamo dire comunque grandi nomi. Diciamo che nessuno si è voluto prendere la responsabilità di dire sì all'Lecco tra quelli cercati, e l'Lecco ha preferito non puntare su tecnici proposti, di non fare investimenti economici su tecnici proposti che magari non convincevano. E quindi non è stata forzata la mano in nessuna direzione. In nessuna direzione l'Lecco si prende questo rischio. La proposta, ve l'ho detto, è del DS Domenico Fracchiolla, la sottoposta alla restante parte della dirigenza, alla proprietà. La proprietà ha dato il suo benestare, Bonazzoli è stato convocato, gli è stato sottoposto un contratto, l'ha firmato e adesso si va avanti così. Però ripeto, il lavoro di squadra è stato il vero segreto della passata stagione. Non c'è una responsabilità singola in senso positivo da assegnare. Non ha vinto Foschi da solo, e se passa questo messaggio è un errore, così come Foschi non ha perso da solo quest'anno, e questo messaggio passerebbe un errore, così come Foschi non è esente da colpe quest'anno, e anche questo non è un messaggio che deve passare, perché sennò è veramente tutto troppo facile e assolutamente non corrispondente alla realtà. Quando insomma si arriva un esonero, le colpe sono di tutti, questo l'ho già detto, così come quando si arriva a vincere i meriti sono di tutti. Non c'è mai un uomo solo al comando che vince, non c'è mai un uomo solo al comando che perde, come vi abbiamo poi raccontato già in realtà nel corso della mattinata. Vi abbiamo specificato che l'incontro si era tenuto insomma nella tarda mattinata, che ci sarebbe stato bisogno dell'avallo della proprietà, però poi primo pomeriggio è arrivata l'ufficializzazione, insomma era di fatto solo un passaggio formale, era ormai diventato. Ecco, come vi avevamo preannunciato, poi Bonazzoli è sceso in campo per il suo primo allenamento, ha diretto la prima seduta insieme a quello che è lo staff che lavorerà con lui per il resto della stagione, speriamo per tutti, vuol dire che le cose saranno andate abbastanza bene, e quindi poi si è andati avanti su quello che è stato impostato nel corso di questi giorni. Ripeto, non è che da oggi inizia un nuovo corso, oggi si continua a portare avanti quello che è stato impostato anche a livello di novità da martedì in avanti. Quindi si prosegue con una figura in più, e questa è una questione che io credo sia importante tenere in considerazione. Oggi presentazione nel tardo pomeriggio, nuovo allenamento dalle 19:30 in avanti, l'Lecco sosterrà un test in famiglia all'alba dell'impianto di illuminazione. Dalle 19:30 in avanti sarà aperto al pubblico sotto la curva nord, ci sarà insomma la porta più calda, diciamo così, perché solo questo settore sarà reso agibile alla tifoseria. Chiaramente ingresso gratuito. Qui saranno aperte le porte classiche, non si passerà dal tornello, che non si può far girare perché non c'è un biglietto evidentemente. Si entra e insomma si prende contatto con questo piccolo grande nuovo mondo blu celeste, mi viene da dire, chiaramente parte con gli sfavori del pronostico, parte con dissenso anche di parte della tifoseria, perché è normale che questo succeda. In questo momento la società è tornata a essere bersaglio di critiche, diciamo qualcosina nel suo a livello di immagine ieri ce l'ha anche un po' messo, vabbè, poi è stato posto rimedio, però insomma ormai del 2023 gli screenshot sono quasi come un atto di legge, anche se poi evidentemente a livello notarile hanno valenza zero. Però ecco, fa questa scelta che è un po' obbligata, un po' coraggiosa, però ripeto, si poteva anche andare a mettere un elemento molto esperto, magari spendendo anche un po' di soldi, e poi però trovando qualcuno di non affamato. E oggi l'Lecco ha bisogno di fame, può salvarsi solo ed esclusivamente con la fame, col lavoro comune. Vedremo se si porteranno avanti anche prove di difesa 4, che mi risulta sia comunque in fase di test in casa blu celeste, perché è un argomento che si è già affrontato più volte, è stata parzialmente adottata a Cosenza, ma mi viene da dire che ormai i buoi erano ampiamente scappati al Marulla dal nostro recinto, e di conseguenza non lo ritengo un vero e proprio test, come lo intenderei in caso di partita vera. Poi diciamoci anche che adesso secondo tempo non è stata più una partita vera, a vederla dal vivo soprattutto ce ne si sarebbe accorti in men che non si. Ecco, questa coppia malgrati Bonazzoli, con Bonazzoli che evidentemente fa il primo, malgrati fa il vice, anche per insomma essere precisi a livello
livello di organigramma di staff tecnico. Credo che la società la dovrà difendere, non dico fino alla morte, però dovrà difenderla veramente fino a che le sarà possibile, perché ripeto, può essere un'ancora di salvezza, può essere una sorpresa, può andare bene come può andare male, e ripeto, è una grande scommessa questa stagione, una scommessa che ripeto parte per tanti con grandi probabilità di fallimento. Io credo che invece questo staff abbia dimostrato di saper lavorare bene, ha ottenuto quello che ha ottenuto perché ha saputo lavorare bene insieme, ha saputo dare alla squadra dello scorso anno, che vi ricordo inizio anno partiva per salvarsi forse e alla fine ha vinto i playoff, gli ha dato tutti gli elementi necessari per anche essere un gruppo. Poi evidentemente devono essere 26, 27, 28 componenti di una squadra a fare gruppo tra di loro e diventare squadra in senso lato. Io credo che quindi appunto la società questo tandem, questo staff lo debba difendere fino in fondo, debba difendere il lavoro quotidianamente quando arriveranno gli attacchi, perché arriveranno, perché comunque è evidente che partono con abbastanza poco credito da spendere di fronte alla piazza, ma non tanto per colpe proprie onestamente, ma perché insomma la situazione a livello di entusiasmo si è andata abbastanza rapidamente a deperire. Questo con uno scopo ben preciso: siamo ancora molto lontani dal 26 dicembre, sarà l'ultima partita del 2023, sarà l'Ecco su Tirol, giocheremo in casa, ma al di là dell'avversario, del quando, del perché, sarà l'ultimo appuntamento prima del calciomercato di gennaio. Poi lì l'Ecco vorrà operare potenzialmente una rivoluzione, sicuramente una profonda ristrutturazione della rosa. Ecco, è chiaro che fare un buon numero di punti, se non li quantifico, posso avere un'idea mia, ma non è giusto che la dica, perché poi non sappiamo quello che sarà della Serie B da qui al 26 di dicembre. Potrei dire numero X, poi arriva X più 5, dico molto bene, arriva X meno 5 e invece insomma bisogna bocciare quanto fatto, no? Però poi non dipende anche dalla media punti delle altre, insomma secondo me bisogna fare un buon numero di punti, evidentemente superiore alla doppia cifra, per portarsi a gennaio, se evidentemente con un po' di difficoltà, magari fuori anche di solo un punto dalla zona play out, ma anche rimanendo invischiati nella zona più calda, ma comunque in lotta effettiva, in piena bagarre effettiva per la salvezza, e poi lì comunque andare a cercare di mettere quel qualcosa in più che oggi evidentemente manca in alcuni ruoli, soprattutto in difesa che insomma è stata fragile, ma anche a centrocampo ci sono delle mancanze e via dicendo. Il Lecco fosse per lui probabilmente oggi un innesto in mezzo al campo l'avrebbe anche fatto, però qui cos'è anche subentrato: rescissione di Scapuzzi, ingresso di Zambataro in lista, Zambataro va in tribuna a Cittadella, Zambataro non convocato a Cosenza, e adesso vedremo quale sarà il suo presente e prossimo futuro, vedremo se potrebbe cambiare qualcosa per tutti gli effettivi della rosa, o se appunto anche essendo cambiato poco a livello di staff e nulla a livello dirigenziale, poi certe scelte verranno portate avanti. Quindi ecco che a livello di mercato si può fare veramente zero. L'Ecco di fatto un accordo con Jolobi ce l'ha, la parola, però non lo può prendere e inserire, quindi veramente diventa anche difficile poter operare fino a gennaio. Io leggo in tanti, dicono ma andiamo, prendiamo due svincolati, non li possiamo iscrivere in lista, è un posto c'era, che era stato creato con Scapuzzi, è stato riempito con Zambataro, a mio modesto parere scelta scellerata a oggi. Poi magari Zambataro rientrerà nei ranghi, scopriremo che è il nostro migliore esterno sinistro, però oggi parliamo di un giocatore che da fuori rosa è stato messo in lista e comunque non è stato tenuto in considerazione, mio modesto parere scelta scellerata. E quindi capite che il fatto del dire la società, la proprietà deve difendere questo staff da qui a fino quando le sarà possibile, e io fisso quel target nella fine dell'anno solare, nel 26 dicembre, perché deve portarlo con la massima tranquillità, con quanta più tranquillità possibile, a dare tutti gli elementi del tecnico-tattici alla rosa, anche a livello di tranquillità, perché va trasmessa tranquillità a questa squadra, per portarla a far quanti più punti possibili da qui alla fine del 2023. Deve ancora renderla un gruppo, una squadra con l'S maiuscolo, e poi a gennaio arrivare con lo slancio giusto per poi effettivamente dare quella caratura in più alla squadra che non si è riusciti a dare, un po' per colpe proprie e un po' per colpe altrui, durante il mese di agosto e quei giorni di proroga che alla fine hanno portato il solo Agostinelli in rosa, ma oggi ha visto il campo mai di fatto dalla panchina Cittadella. Buona giornata a tutti, ci vediamo stasera per chi ci sarà. Forza Lecco.